Ben arrivati a Invece è proprio così. questo webinar, I diritti delle donne in Europa, attivismo, sfide e il potere della solidarietà transnazionale. Ringrazio le partecipanti, tutte le nostre relatrici. Chiedo a chi ci segue, su Zoom in particolare, di disattivare il proprio audio perché sentiamo dei suoni. E introduco quindi questo evento che si colloca all'interno di un progetto europeo che si chiama tra poco Transnational Political Contention in Europe, un progetto coordinato dalla Scuola Normale Superiore, sede di Firenze, un network che riunisce università, think tank, centri studi, associazioni da diversi paesi europei e che ha l'obiettivo di indagare il ruolo delle mobilitazioni e degli attori sociali diversi, movimenti, organizzazioni non governative, reti di attivisti, attiviste, sindacati e così via, nell'approfondire lo spazio dei diritti e della democrazia in Europa e nel contribuire all'integrazione europea. Il progetto tra poco è finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea nell'ambito dell'azione Jean Monnet. Prima di entrare nel merito dei lavori e dei temi che vorremmo trattare assieme alle nostre relatrici e al pubblico, poi per chi vorrà intervenire successivamente, do alcune informazioni pratiche. Il webinar è in diretta su Zoom, alcune partecipanti sono collegati e sono presenti in Zoom, altri ci seguono invece da casa nello streaming su Facebook. Se chiedo dunque avviso tutti e tutte che è possibile intervenire alla fine degli interventi delle relatrici per chi è presente su Zoom attraverso la chat o prendendo la parola direttamente, mentre per le persone che ci seguono su Facebook possono scrivere sulla chat su Facebook che noi monitoreremo costantemente. E per chi non vuole apparire, parlo per le persone che sono qui su Zoom. In video, chiediamo quindi se vogliono di disattivare la telecamera, per tutti invece di disattivare i microfoni, come ho già detto. Dunque, diamo avvio a questo webinar e con una piccola introduzione da parte mia sul perché di queste tematiche e su quali sono le direzioni che vogliamo indagare con le nostre relatrici. Gli ultimi anni hanno visto una crescita allarmante di movimenti contro i diritti umani delle donne a livello globale e anche in Europa. Il primo segnale preoccupante, uno dei più preoccupanti, che le cose stavano peggiorando, è arrivato nel 2021 con il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale di più vasta portata e uno degli strumenti fondamentali per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. La Convenzione è messa in discussione apertamente anche in alcuni paesi dell'Unione Europea, mentre molti di quelli che l'hanno ratificata non ne garantiscono pienamente l'attuazione. Questo assume caratteri preoccupanti se si pensa che negli anni della pandemia l'aumento drammatico del numero dei femminicidi, lo vediamo con le cronache purtroppo tutti i giorni in Italia, ha portato alcuni media europei a parlare di una vera e propria guerra contro una guerra silenziosa contro le donne. Oggi daremo spazio all'esperienza delle donne in nero di Belgrado, una delle reti di organizzazioni femministe più importanti al mondo, tra le più attive nel promuovere una prospettiva di genere nella politica internazionale, a partire dalla propria esperienza di opposizione e resistenza al regime di Milosevic e alle guerre di dissoluzione in ex Jugoslavia. Negli anni 90, infatti, le donne in nero di Belgrado sono state protagoniste di una straordinaria mobilitazione per la pace e la solidarietà nella regione e tra le due sponde dell'Adriatico, mettendo in campo con le loro proteste i loro corpi nella pubblica piazza, una tra le più straordinarie, visibili e persistenti forme di resistenza alle guerre jugoslave e al regime nazionalista che le ha alimentate. Ancora oggi le donne in nero continuano a praticare, ad alimentare la pratica, la teoria della sorellanza anche attraverso i confini, promuovendo azioni di solidarietà transnazionale tra donne di paesi diversi, attive nella tutela della pace e della democrazia e dei diritti fondamentali. Tra queste, il lavoro sulla Convenzione di Istanbul, e torniamo quindi al tema di partenza, attraverso la stesura di rapporti ombra, di cui parleremo, con cui la società civile monitora l'applicazione nei paesi che l'hanno ratificata, ed è secondo noi uno strumento, uno spazio fondamentale di azione a livello transnazionale, lo vedremo più tardi con le nostre relatrici. Con questo esempio intendiamo discutere dello spazio transnazionale del sistema multilivello internazionale ed europeo di tutela dei diritti umani,
E di cosa offre ai movimenti che lottano per i diritti delle donne? Quali opportunità di cooperazione per proteggere i diritti fondamentali, soprattutto nei paesi in cui gli spazi di azione civica a livello nazionale si vanno restringendo? E questo anche tenuto conto del fatto che varie organizzazioni di stampo reazionario, che vorrebbero limitare ad esempio i diritti riproduttivi delle donne, operano in modo, a loro volta, in modo sempre più coordinato, proprio a livello transnazionale, anche attraverso ad esempio, contenziosi strategici presso corti sovranazionali per affermare i loro obiettivi. Che si tratti dunque di solidarietà o iniziative cosiddette anti-gender, la copertura mediatica di questi fenomeni transnazionali è generalmente limitata. Oltre ai media, spesso anche i tribunali e le stesse organizzazioni della società civile non sono sempre pienamente consapevoli di come usare strumenti internazionali come le convenzioni, il diritto comunitario, il diritto internazionale o le piattaforme e di dialogo di cooperazione internazionale per allargare lo spazio dei diritti e tutelare i principi democratici nel proprio paese e a livello europeo. Per questo noi riteniamo che sia importante discutere di come si stanno muovendo le organizzazioni che operano in Europa per i diritti per rispondere a queste sfide, promuovere e promuovere il loro ruolo. Ebbene, capire come funzionano le reti di solidarietà della società civile a livello europeo e che idea di Europa esprimono. Che opportunità offrono strumenti internazionali per far avanzare i diritti delle donne e come e con quali risultati vengono usati dai movimenti della società civile. Infine, vedremo fino a che punto l'attivismo civico dal basso possa valersi del diritto nazionale e internazionale per sostenere e ampliare i diritti fondamentali delle donne e non solo. Ne parliamo con le nostre ospiti, che vi introdurrò man mano. E nel corso del webinar, le Pamela Genovic, attivista femminista, cofondatrice delle Donne in Nero di Belgrado, Elena Biagioni, avvocata, delegata della rete europea WAVE, Women Against Violence in Europe, Daniela Chironi, ricercatrice della Scuola Normale Superiore. Iniziamo con le Pamela Genovic, che adesso vi introduco, mentre piano piano l'EPA si prepara per prendere la parola. Dunque, l'EPA Mlađenović è attivista femminista, scrittrice, formatrice, educatrice, lavora come consulente femminista per le donne vittime di violenza maschile. Dal 1991, all'inizio della guerra nell'ex Jugoslavia, entra a far parte delle Donne in Nero contro la guerra, gruppo femminista, antifascista, pacifista e antimilitarista che si opponeva al regime serbo. Come femminista radicale, insieme ad altre femministe, ha fondato a Belgrado un centro di consulenza e aiuto per le donne vittime della violenza maschile, che in seguito è diventato l'Autonomous Women's Center. È attiva anche sul piano internazionale, all'interno di network vari come Lesbian Feminist Activist. Dopo la partecipazione alla conferenza di Pechino, è stata tra le fondatrici della rete internazionale WAVE, Women Against Violence in Europe, la rete europea di centri antiviolenza, case di rifugio, organizzazioni attive contro la violenza maschile sulle donne a livello europeo. Con l'EPA andremo appunto, partendo da questa esperienza degli anni 90 in ex Jugoslavia, andremo a vedere appunto il lavoro internazionale delle donne in nero all'interno della regione dell'ex Jugoslavia e che cosa significa essere, lavorare, in ambito transnazionale nel contesto della regione balcanica post-bellica, ovvero, come ci dirà l'EPA, tra un po' è esattamente quello che fanno le donne in nero, cioè trascendere, travalicare, superare confini di varia natura, etnica, nazionalistica, di genere. E così via. L'EPA, ti passo volentieri la parola e buon webinar a tutte e tutti. Wow, grazie, che bello stare con tutte voi femministe grandi. Wow, grazie per questa introduzione. Sì, prima io confido nella vostra solidarietà perché io leggerò la mia presentazione oggi perché non sono molto sicura in italiano. Ok, allora io sono una di quelle femministe che credono nel potere della solidarietà. E solidarietà è un fatto della mia vita e ne sono pienamente consapevole dall'inizio della guerra nel 91. La solidarietà delle donne, oltre a altre cose, mantiene viva la dignità umana durante la guerra o qualsiasi condizione di oppressione o violenza. E allora io parlerò un po' di guerra, delle conseguenze delle guerre, perché
All'inizio degli anni 90 pensavamo che non ci sarebbe mai stata più la guerra in Europa e ci ha colpito subito, proprio noi. Dopo anno 2000 abbiamo pensato basta, ma prima che il trauma delle guerre jugoslave fosse guarito è iniziata l'invasione di Ucraina. Per cui la guerra in Europa è proprio qui. Allora, abbiamo imparato, una cosa che abbiamo imparato in questi anni 90 è che la solidarietà è azione concreta, o anche possiamo dire queste sono serie di azioni concrete. Allora, il caso Donne in Nero, io do due esempi, però prima faccio una intro anche che tu hai fatto un po'. Allora, la guerra è iniziata in Jugoslavia nell'estate 91 e nell'ottobre abbiamo fondato Donne in Nero. E l'obiettivo principale era quello di protestare contro il regime criminale serbo, come tu hai detto, che aveva iniziato e portato avanti l'aggressione militare in Croazia, Bosnia e Erzegovina e Kosovo. Allora, per i primi 4 anni durante la guerra in Bosnia, noi donne in nero siamo state in piazza ogni settimana per un'ora vestite in nero, veglie delle donne in nero, così lo chiamiamo anche adesso. Per tutti gli anni 90 e anche oggi, una delle attività delle donne in nero è stata quella di agire in solidarietà, era sempre un nostro scopo proprio dal primo giorno. Allora, dopo la guerra, dopo anno 2000, Donne in Nero di Belgrado è diventata una rete. Molte attiviste dei piccoli paesi della Serbia hanno aderito alle attività. Si tratta di una rete locale, mentre a livello internazionale c'è la rete internazionale delle Donne in Nero, dove sono anche più di 10 gruppi di Donne in Nero in Italia. Allora, dopo la guerra, uno dei temi principali è la solidarietà con le donne che hanno subito i crimini commessi in nostro nome. Allora, è un esempio di una nostra attività, si chiama visitare i luoghi del dolore o della resistenza. Questo è per noi proprio un'azione. Questo nome deriva dalle donne in nero d'Italia che hanno iniziato a viaggiare a luoghi di massacri e di genocidi qui in territorio di Jugoslavia e loro hanno inventato questo bel nome e noi abbiamo ripreso. Allora, esempio 1. 19 giugno 2018. Noi donne in nero abbiamo visitato per la prima volta Foča, una città della Bosnia e Erzegovina, e in questa città abbiamo visitato luoghi come palestre e case dove le donne venivano sistematicamente stuprate dai soldati serbo-bosniaci nella guerra del 92. È stata un'azione congiunta con diversi gruppi di donne in Bosnia e Erzegovina. Importantissimo. Durante la nostra visita abbiamo incontrato anche alcune donne sopravvissute non solo alla guerra, ma anche ad altri crimini. Allora, qualche punti di questa nostra visita importanti. Uno, processo Foča, questo è il nome, processo Foča presso la Corte Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia all'AIA, è la prima condanna di un tribunale internazionale per schiavitù sessuale, si chiama schiavitù sessuale, il primo processo che si occupa esclusivamente di crimini sessuali in sé. Per la prima volta nella storia gli uomini vengono puniti per violenza sessuale sistematica in condizioni di schiavitù e questa è una forma di crimine contro l'umanità che pur essendo esistita da sempre in molte guerre non è mai stata punita fino a questo momento. Allora,
Per cui per noi Foccia è proprio un simbolo di donne che sono state violentate sessualmente, ma anche un simbolo di un punto storico importantissimo per uscire fuori da questo silenzio sul stupro di guerra. Allora, poi 19 giugno, secondo punto importante, 19 giugno è giornata internazionale per eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, proprio si chiama così, è promossa dal segretario generale dell'ONU, Nazioni Unite, nel 2015. Allora, le donne in nero organizzano da un anno dopo, 2016, ogni anno un'azione in occasione di questa giornata internazionale per ricordare che migliaia di donne sono state abusate sessualmente nelle guerre degli anni 90. Allora, questa azione in solidarietà con le donne, allora, noi di Belgrado che siamo andati in Bosnia e Herzegovina, con le donne vittime sopravvissute di abusi sessuali a Foccia, aveva lo scopo di fermare il silenzio della memoria sulle violenze sessuali in tempo di guerra e in più di inviare un messaggio di accoglienza, vicinanza e compassione alle donne sopravvissute alla violenza sessuale dai uomini con i nomi serbi, proprio nomi come nostri. Per cui una delle frasi che sempre ripetiamo, no, il nostro nome, o che noi sappiamo che questi reati sono stati fatti in nostro nome. Allora, un'altra informazione importante su di Foccia è che Foccia, questa città, adesso appartiene alla Repubblica Srpska. Questa è parte della Bosnia e Herzegovina governata da politici serbi. Allora, uno dei motivi della visita nostra di Donne in Nero di Belgrado a Foccia è stato di parlare con il sindaco della città per chiedere e fare pressioni affinché i luoghi in cui le donne sono state violentate siano commemorati, rispettati e ricordati. Finora le donne in nero hanno fatto 3 tentativi per 3 anni successivi, parlando con il sindaco e con i membri del governo della città, e il risultato è stato zero influenza. Ovviamente, poiché gli stupratori erano serbo-bosniaci, non c'è alcuna volontà politica di parlare di questi crimini a Foccia. Questo è uno dei motivi per cui le donne in nero hanno deciso di lavorare con le donne sopravvissute invece che con le istituzioni. Allora, un esempio, numero 2, è successo una settimana fa a Belgrado, proprio 2 giorni quando sono tornata da Rovereto. Donne in Nero hanno organizzato un spazio sicuro per le testimonianze dei 4 sopravvissute di Foccia su abusi sessuali e torture nel 92. Allora, questo è importante per diverse ragioni che poi spiego. Allora, come ho detto, che nella città di Foccia molte centinaia di donne sono state abusate sessualmente durante l'attacco militare paramilitare in 92 dai serbi bosniaci, che hanno fatto una pulizia etnica di tutti i cittadini di etnia muslimana. Allora, oggi non esiste nessun cittadino con un nome muslimano a Foccia, non più. E c'era 45% cittadini erano con i nomi muslimani in 92. Allora, fino ad oggi il governo serbo ora nega qualsiasi coinvolgimento in questi crimini e continua a produrre un'elevata ostilità nei confronti delle persone con nomi o religione musulmana. Allora, adesso 4 cittadine della Bosnia e Erzegovina con i nomi muslimani, esilanti da Foccia e residenti a Sarajevo, infatti, sono venute in Serbia per la prima volta la settimana scorsa
per fare le loro testimonianze nell'udienza semichiusa internazionale con le attiviste dei paesi della Jugoslavia. Loro quattro hanno subito violenze sessuali durante l'attacco di Foča nel 92. Gli stupratori di loro quattro serbo-bosniaci non sono mai stati identificati né puniti. Visto che la giustizia istituzionale non ha soddisfatto nessuno dei bisogni di giustizia dei quattro sopravvissuti, noi femministe abbiamo dovuto uscire dal pensiero convenzionale della pratica della giustizia e concentrarsi sul bisogno di guarire, creare la giustizia come guarigione, creare la giustizia come guarigione. Allora, guarigione e giustizia, diciamo noi, perché queste donne hanno bisogno di guarire. Per dare spazio a loro testimonianze della tortura sessuale proprio a Belgrado, le donne in nero hanno organizzato audizione pubblica sui crimini contro le donne, una sorta di piccola corte di donne o corte di popolo, come chiamiamo noi. Le quattro sopravvissute avevano alcune condizioni per la loro sicurezza, ragioni di sicurezza. Hanno chiesto un pubblico internazionale chiuso, a porte chiuse, senza giornalisti e media, di circa 80 persone, perché era per loro la prima volta che davanti che davano le loro testimonianze davanti a noi. Ogni testimone ha parlato per circa 40 minuti, spiegando i dettagli di come si sono svolti i crimini. C'è stato un silenzio totale in sala durante tutte le testimonianze. Per loro quattro è stato di incredibile valore sentirsi riconosciuti, convalidate, ascoltate, empatizzate a Belgrado, nel giardino del nemico, per come dire, da dove è iniziata l'invasione militare alla Bosnia Erzegovina e quindi contro di loro personalmente. Per noi è stato importantissimo ascoltare l'immensa sofferenza, il dolore e la resistenza di cui sapevamo poco. Abbiamo asciugato le lacrime a ciascuna delle loro storie. In alcuni momenti siamo rimaste senza fiato per la crudeltà che hanno dovuto vivere. Loro si sono sentite accettate come se fossero venute a casa loro. Abbiamo dato loro un applauso pieno, alla fine ci siamo alzate in piedi per tanti, tanti minuti per mostrare la nostra immensa ammirazione, rispetto e tenera simpatia. È stata una giornata indimenticabile per tutte noi e la sera abbiamo cantato vecchie canzoni bosniache senza fine. Adesso chiudo con i commenti. Perché questo è un esempio di solidarietà internazionale o solidarietà transnazionale? Allora, prima dobbiamo capire che questa audizione pubblica o semi-pubblica mostra cosa è la giustizia per le vittime di violenza sessuale. Le sopravvissute hanno bisogno di una convalida del dolore, di riconoscimento e dignità dentro lo spazio della solidarietà. Vuol dire lo spazio della fiducia incondizionata all'esperienza delle sopravvissute. Vuol dire che noi crediamo incondizionalmente ogni parola che loro dicono. Le sopravvissute hanno bisogno di una convalida del dolore dalla comunità e in particolare dalla cosiddetta comunità del nemico nel loro percorso di recupero della vittima a eroina. In nostro caso, una settimana fa, nel capitale del regime serbo, nella cosiddetta terra del nemico, le quattro sopravvissute hanno trovato pubblico femminista con la nostra appassionata posizione politica che il dolore delle altre e degli altri ci riguarda e con la nostra profonda empatia.
Ancora una cosa, questo è stato un esempio della giustizia femminista, perché i bisogni e i desideri delle sopravvissute guidano l'evento sociale. Questo era il loro desiderio di parlare a Belgrado, i testimoni hanno deciso per quanto tempo vogliono parlare, quale ordine vogliono andare, come proteggere lo spazio da un pubblico più ampio, eccetera. Anche questo è un esempio di giustizia di transizione. Allora, giustizia di transizione è un termine molto usato nella nostra regione per descrivere forme alternative o istituzionali per ottenere giustizia dopo violazioni sistematiche dei diritti umani come la guerra nella regione Jugoslavia. In questi nostri due esempi, noi che andavamo a Foccia e loro di Foccia di venire qui con le loro testimonianze, sono due esempi di giustizia di transizione, anche tutti diversi, ma anche di giustizia di transizione perché diffonde la solidarietà tra due nazionalità che ufficialmente comunicano molto poco. Allora, alla fine, elemento chiave di entrambe le attività implica l'attraversamento del confine della Serbia con la Bosnia-Herzegovina, non solo fisicamente, ma anche simbolicamente. Sia le attiviste che le testimoni hanno compiuto questa traversata transnazionale in piena solidarietà, cosa che nessun politico di nessuno dei due paesi ha mai fatto in questi anni da fine della guerra del 96. E non solo fisicamente e simbolicamente, ma anche con un messaggio politico che la solidarietà è la forza della società futura e che di questa solidarietà abbiamo bisogno anche per guarire dalla guerra ancora oggi, 30 anni dopo. E per finire, voglio dire, seguendo il nostro sapere femminista, che il personale è politico, le emozioni sono una questione politica e in più le emozioni in sé e il benessere emotivo in sé sono anche questioni di diritti umani delle donne e degli uomini in generale. E i nostri due esempi dimostrano che per realizzarli molte volte abbiamo bisogno della internazionalità, solidarietà internazionale. Grazie. Grazie Lepa per questa bellissima testimonianza che ci dice di tanto slancio ideale ma anche di tanto impegno concreto tuo e delle attiviste delle donne in nero di Belgrado. Per ora andiamo avanti e poi avremo modo di tornare sul tuo intervento se avremo tempo. Passiamo quindi ora all'intervento di Elena Biagioni. La presento un attimo mentre lei si prepara per intervenire. Elena Biagioni è avvocata dal 2003, si occupa di diritto penale e per quanto riguarda le vittime di violenza domestica e di genere tratta il tema dell'accesso alla giustizia e accompagnamento delle donne nei percorsi giudiziari. È attualmente vicepresidente di Dire, Donne in Rete contro la Violenza, e componente della rete delle avvocate di Dire. Ha un interesse specifico per gli aspetti internazionali di tutela dei diritti umani delle donne ed è attualmente delegata della rete WAVE, Women Against Violence in Europe. All'interno di WAVE collabora al gruppo legale. Tra il 2017 e il 2019 ha coordinato e curato la redazione del rapporto delle associazioni di donne sull'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia per il Grevio e ha tenuto i rapporti con il segretariato per le visite in occasione del monitoraggio di cui ci parlerà. Ha seguito per altre associazioni il monitoraggio delle raccomandazioni del Comitato delle Parti che si è appena concluso. Quindi adesso ho detto una serie di cose che ci spieghi meglio tu, Elena, nel dettaglio, non diamo per scontato nulla. E quindi passo la parola ad Elena Biagioni proprio per raccontarci di questo impegno dell'associazione Dire nel network europeo WAVE, soprattutto per quanto riguarda il lavoro condotto a livello internazionale con esempi di lavoro pratico, di effetti, di risultati e magari anche con qualche osservazione sugli ostacoli e le difficoltà. A te la parola, Elena. Grazie, grazie Rossella, grazie a tutte per questo invito e per l'organizzazione di questo webinar che
È sorprendente, devo dire, per la capacità di mettere insieme dei pezzi che non sempre vanno insieme e quindi io lo apprezzo moltissimo. Ringrazio ovviamente l'EPA che mi ha preceduto, emozionandoci e quindi preparando tutte noi ad aprirci alle emozioni. Io torno a cose molto meno emozionanti e molto più giuridiche, ecco, giuridiche più strutturate, ecco, più che giuridiche, più strutturate. Vado diretta, io non ho preparato niente di scritto perché non lo faccio mai. La mia intenzione è di parlare sostanzialmente dell'attività che l'associazione Dire, con grande lungimiranza, devo dire, porta avanti da molti anni in ambito di rapportistica internazionale. E su questo farò un breve riferimento al rapporto Ombra della SIDO e al monitoraggio del Grevio dall'inizio alla fine, che come hai ben detto tu si è appena concluso, e farò un piccolo cenno all'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e un riferimento all'intervento della Special Rapporteur. Il focus è comunque l'attività sulla Convenzione di Istanbul, il resto mi serve per mostrare anche delle applicazioni concrete dell'attività che facciamo. Questa è un'anticipazione. Dire un'altra premessa, un disclaimer: quasi tutto quello che viene fatto per l'attività di monitoraggio, insomma, nella rapportistica internazionale fatto dal gruppo internazionale di Dire e non da Elena Biagioni. Siamo sempre almeno in quattro, quindi con Marcella Pirrone, Titti Carrano e Claudia Pividori, che le devo menzionare perché facciamo un lavoro faticosissimo, che però nasce da una volontà da vera pratica femminista. Per questo mi sento di andare in scia con l'EPA, perché solo noi possiamo trovarci alle 7 di mattina per mettere insieme i vari pezzi o lavorare a Ferragosto per avere la scadenza, per rispettare le varie scadenze, oltre le nostre attività, perché facciamo tutte altri lavori. Allora, l'attività della rapportistica, per dire, credo che la prima sia nata con il rapporto Ombra alla SIDAO e per me è stato il mio primo intervento, con la grandissima fortuna di essere stata anche parte della presentazione al comitato della SIDAO a Ginevra. Un'esperienza straordinaria. Come funzionano tutti questi meccanismi, diciamo, sia la SIDAO che il Grevio? Per chi non conosce, la SIDAO è la Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione, insomma, contro la discriminazione nei confronti delle donne, e invece la Convenzione di Istanbul è la Convenzione del Consiglio d'Europa per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne. In entrambi c'è un meccanismo di monitoraggio. Quindi cosa succede? Lo Stato firma queste convenzioni, le ratifica, le rende parte dei propri ordinamenti nei vari modi e introduce un meccanismo per verificare che gli Stati effettivamente mettano in pratica quelle previsioni, insomma, che, per quanto riguarda soprattutto, mi sento di dire, la Convenzione di Istanbul, sono dei parametri utilissimi per noi. In questo meccanismo, in entrambi, è previsto l'intervento della società civile. Perché? Perché col passare del tempo ci si è resi conto che gli Stati fanno presto a ratificare convenzioni, creano leggi. Il problema è l'applicazione di queste leggi nella pratica. Si è introdotto quindi un meccanismo che permetta alla società civile, quindi alle associazioni, di intervenire e dire: no, lo Stato dice che, perché ovviamente gli Stati si dicono sempre che sono bravissimi, che hanno fatto tutto quello che dovevano fare. E qui si permette alla società civile di dire: no, questo non avviene, e te lo dico con esperienze pratiche
o con tutta una serie di informazioni che non appaiono nella produzione, per esempio, una delle classi che è nei dati raccolti dagli stati. Questo ruolo della società civile è importantissimo perché? Perché permette alla società civile di parlare con esperti ed esperte, nel nostro caso in materia di diritti delle donne e in particolare in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne, si parla a degli esperti e delle esperte che a loro volta ingaggiano una conversazione con lo Stato con una forza che noi altrimenti non avremmo. Faccio un esempio. Io dico attenzione all'esperta che sta monitorando l'Italia e dico attenzione, quella legge è pericolosissima per questo e quest'altro motivo. Io l'ho detto allo Stato, ma lo Stato non ascolta la piccola associazione, ovviamente. Purtroppo. In questo caso le esperte cosa fanno? Nell'interlocuzione con lo Stato possono dire attenzione, la società civile ci dice questo e quest'altro ed effettivamente noi sappiamo che quando vengono introdotte quelle leggi c'è un danno per la società civile. Questo è il meccanismo. E io quando l'ho visto in funzione devo dire che per la prima volta ho visto uno Stato incline all'ascolto, che poi porti avanti proprio tutto, è un altro discorso. Però c'è un momento in cui lo Stato e i suoi funzionari rispondono alle esperte che a loro volta hanno raccolto le indicazioni della società civile. E devo dire che funziona, non su tutto, non sempre, ma funziona. In questo meccanismo quindi noi come società civile e noi come associazione impegnata nei diritti delle donne e il contrasto alla violenza maschile contro le donne cerchiamo di essere presenti il più possibile in questi meccanismi internazionali per continuare a dare una lettura di queste norme femminista e che parta dalla reale applicazione della norma, ma anche dal reale bisogno delle donne. Quindi portiamo tutto un sapere, tutta un'esperienza che altrimenti non ci sarebbe. In questo senso devo dire che è particolarmente importante per noi la Convenzione di Istanbul. Nella Convenzione di Istanbul e nel monitoraggio, viene fatto un monitoraggio da parte del Grevio, gruppo di esperti, e in questo caso abbiamo fatto un rapporto ombra, ma noi non l'abbiamo chiamato, si chiamano rapporti ombra, ma noi non l'abbiamo chiamato rapporto ombra perché non siamo ombra di nessuno, ci siamo dette, e quindi noi siamo un gruppo di associazioni di donne. E abbiamo portato avanti, abbiamo esaminato nel dettaglio. Vi faccio un esempio perché mi hanno detto di essere proprio, di spiegare ogni cosa. Un esempio molto semplice. Il governo dice che dà 8 milioni di euro ogni anno ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Bene. I centri antiviolenza e le case rifugio sanno come vengono distribuiti quei fondi, quando arrivano, quando no, con tempistiche, modalità, ostacoli che nessun altro potrebbe dire. Noi questo l'abbiamo spiegato al Grevio, quindi alle nostre esperte, erano tutte donne allora, c'era una prevalenza di donne, adesso non è più così, gliel'abbiamo spiegato bene e nel rapporto finale delle esperte che dà delle indicazioni allo Stato c'era esattamente quel ragionamento che ha spiegato la società civile, che è diventata una raccomandazione allo Stato. E una raccomandazione che viene da un gruppo di esperte è importantissima. Questo è un esempio molto semplice. Il passaggio successivo. Come vengono utilizzate queste raccomandazioni? Io avevo preparato un link, ne faccio uno solo di tutti quelli che avevo preparato perché vedo già che sono oltre il mio tempo, però vado a questa sentenza. Adesso vediamo se riesco a condividere la cosa giusta. La vedete?
Yes, questa è la sentenza, una delle quattro sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo dell'anno scorso, con cui l'Italia è stata condannata per non aver rispettato, per casi di violenza domestica. Quattro sentenze in un anno in cui l'Italia è stata dichiarata inadempiente perché non rispetta i diritti fondamentali delle donne in casi di violenza domestica. Quattro, insisto. Questa è una delle mie preferite, è De Giorgi contro Italia, un caso di Padova. Vado veloce, veloce avanti, perché se noi vediamo, le sentenze funzionano così, c'è la descrizione del caso, poi c'è quali sono le norme applicabili, elencano le norme dell'Italia, e qui le abbiamo, vi ho messo il link a quella italiana, e poi c'è tutta una parte che ricostruisce il diritto, eccola qui, ve la fermo, il diritto e la prassi internazionale. C'è il Consiglio d'Europa, la raccomandazione, bla bla, la Convenzione di Istanbul, bla bla, e poi cosa riporta come parametro per verificare se le norme sono state applicate oppure no? Il Grevio. Il Grevio ha pubblicato il suo primo rapporto di valutazione nei confronti dell'Italia e riporta in tutte le norme successive quel rapporto che la società civile ha contribuito a creare in modo che rispecchiasse effettivamente i problemi che noi vediamo ogni giorno. Senza la nostra voce, quel rapporto si svuota. Per questo è fondamentale, e questo è uno degli esempi, ma sono tantissime pagine. Il Grevio riporta, il Grevio esorta le autorità italiane. E non ve la faccio vedere tutti, insomma, basta andarsela a guardare, è fondamentale. È un meccanismo circolare che permette alla società civile di portare a casa. E perché una sentenza della Corte Europea è importante? È importante sotto molti aspetti. Vi dico solo che il procuratore generale presso la Cassazione, quest'anno, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha espressamente detto le quattro sentenze della Corte Europea sono un cruccio, sono un, non mi ricordo più che espressione ha utilizzato, ma sono una macchia nella reputazione, perché sono tutte sentenze che rilevano l'incapacità, per esempio, della magistratura di riconoscere e fermare e contrastare la violenza maschile contro le donne. Oppure dove viene utilizzata dal CSM, vengono utilizzate le indicazioni della Corte Europea nel riorganizzare gli uffici, perché dice la Corte Europea ci ha condannato, poi devo dire che alla magistratura scoccia tantissimo essere qua. È l'unica condanna che può arrivare alla magistratura, l'unica segnalazione. Io porto sempre l'esempio del caso Talpis, che è stato portato avanti dall'ottima Titti Carrano. Il caso Talpis è una donna che è stata quasi ammazzata dal marito violento che ha ammazzato il figlio. Dopo che questa donna è stata ammazzata a Udine, non è cambiato, ovviamente lì per lì c'è un momento di difficoltà per tutti, sconcerto, disperazione, eccetera, ma non era cambiato niente. Sapete quando sono cambiate le circolari della procura le linee guida in materia di indagini in tema di violenza maschile sulle donne? Dopo che è intervenuta la sentenza della Corte Europea. Prima non era successo niente. Quindi ha un'importanza fondamentale. L'ultimo esempio che porto, sempre sul Grevio, che è un'esperienza che credo che abbiamo solo noi di dire, è stato
aspetta, questo qui, beh, la guardo dopo l'intervento. Abbiamo fatto un intervento adesivo alla Corte Suprema degli Stati Uniti d'America in un caso che riguarda un tema che sta diventando sempre più sensibile per quanto riguarda la violenza maschile contro le donne, e sono le donne vittime di violenza che con i loro figli rientrano nel paese di origine, scappando magari dal proprio paese. Si chiamano le madri dell'AIA, della Convenzione dell'AIA. Ecco, in questo caso il nostro intervento e dietro il grevio cosa ha permesso? Ha permesso a questa donna, che era sostenuta pro bono da un mega studio legale americano per le cose che stavano facendo proprio un caso di strategic litigation e quindi un caso pilota, ha permesso al giudice degli Stati Uniti di sapere com'è la situazione, il contrasto dal punto di vista giudiziario alla violenza maschile contro le donne in modo specifico, ecco, perché non è l'avvocato solo che dà un'indicazione, ma ha portato avanti un rapporto degli esperti sovranazionali. Ho finito il mio tempo. Scusatemi, sono una chiacchierona, volevo guardare le domande. Le guardiamo dopo, Elena, alla fine dell'intervento di Daniela, le teniamo per il dibattito, grazie a Maurizio che le ha poste, ma non ci dimentichiamo, le presentiamo più tardi. Io adesso introduco, ti volevo ringraziare Elena per la chiarezza espositiva, ti avevo esplicitamente chiesto di non dare per scontato niente, perché per noi, per me è importante divulgare anche questi meccanismi che spesso non sono noti anche nell'ambito della società civile, quindi delle persone più sensibili, attente e attive, ed è per questo che quindi ti ringrazio per non aver dato per scontato nulla. Adesso io vi introduco la prossima relatrice, Daniela Chironi, quindi passiamo da una prospettiva giuridica ad una più sociologica. Daniela ha conseguito il dottorato di ricerca in sociologia politica comparata presso l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, è assegnista di ricerca in scienze politiche e sociali presso la Scuola Normale Superiore, membro del Centro Studi sui Movimenti Sociali Cosmos di Firenze. Ha pubblicato articoli sui movimenti sociali, sui partiti politici e sulle conseguenze politiche delle disuguaglianze economiche. Il suo principale interesse di ricerca è la relazione tra movimenti sociali e cambiamento dei partiti. Si interessa anche di media studies, concentrandosi in particolare sulle strategie di comunicazione dei movimenti sociali durante la stagione dei social forum. Ha lavorato come giornalista radiofonica e della carta stampata. A Daniela, in particolare, chiediamo appunto di esporci alcune riflessioni sulla politica femminista dal basso in Europa, in un contesto di, diciamo, di regressione, di attacco ai diritti, in particolare ai diritti delle donne, non solo, e soprattutto poi qualche considerazione sul rapporto tra i movimenti femministi LGBTQ+, con l'Unione Europea, concepito come uno spazio di opportunità, come un fragile scudo per tutelare i diritti civili, come scrivevi, Daniela, in un articolo accademico di qualche anno fa. Ti passo la parola. Grazie per mi sentite? Ti sentiamo benissimo. Grazie per avermi passato la parola e ringrazio le due relatrici che mi hanno preceduto, Lepa ed Elena. Allora, ora Lepa portava un'esperienza concreta e tutto sommato anche Elena, sebbene più, diciamo, di aspetto giuridico, però diciamo sono due attiviste. Io provo a dare una fotografia dei movimenti femministi contemporanei in Europa. E in particolare cercherò di guardare alle sfide e alle opportunità, perché appunto, come hanno già detto anche loro e come hai detto tu nella tua introduzione, è un momento storico in cui i movimenti femministi e le donne si trovano ad affrontare grandissime sfide, sfide che vengono appunto dalle politiche neoconservatrici.
ma è anche un momento in cui ci sono delle grandi opportunità per l'azione collettiva. Allora, vediamo un attimo come... Allora, parliamo in Europa di una quarta ondata, di una quarta ondata femminista. Perché parliamo di una quarta ondata? Le precedenti ondate, la prima va dalla fine dell'Ottocento agli anni Sessanta, e in quel momento storico le donne lottavano per sostanzialmente avere un accesso ai diritti politici, quindi avere una voce in politica e per avere delle tutele sul luogo di lavoro. Erano molto collegate ai movimenti socialisti e ad alcuni partiti, ai partiti socialisti e comunisti in particolare. Negli anni 60 e 70 c'è stata la seconda ondata, l'ondata dell'autocoscienza, del pensiero della differenza, e poi negli anni 80 si è parlato un po' di una istituzionalizzazione del movimento femminista con una sua disgregazione e anche un momento in cui il movimento femminista è stato, diciamo, più moderato, non so se l'EPA è d'accordo con me, perché è stato movimento delle cosiddette pari opportunità, che rispetto al panorama del pensiero femminista è considerato un pensiero più debole. Perché parliamo di una quarta ondata? Cominciando anche dal racconto appunto di Lepa, ci sono stati alcuni fenomeni proprio contestuali che hanno spinto ad un ritorno dell'azione femminista. Lepa giustamente diceva solidarietà intesa non solo come un principio da proclamare, ma proprio come una azione, una pratica concreta. Questa ondata si è via via strutturata attraverso momenti differenti fino ad arrivare in un contesto di grande crisi, che è una crisi soprattutto economica, che è cominciata nel 2008 e che noi in università teniamo a chiamare congiuntura critica. Quindi all'interno della congiuntura critica i movimenti femministi e le donne hanno ripreso parola, non in un singolo paese o con una singola iniziativa, ma con una vera e propria ondata femminista di livello praticamente globale. Per precisione tengo a dire che non tutte le studiose femministe sono d'accordo col concetto di ondata, perché c'è anche chi si rifiuta di guardare alla storia del femminismo come un'evoluzione lineare e guarda invece alla storia del femminismo come un processo di colpi e contraccolpi continui, dove non c'è un'accumulazione o una sostituzione delle teorie precedenti, ma c'è proprio una continua interazione tra femminismi diversi. E anche questo, volendo, è vero. Ci serve però per inquadrare un momento storico, che è un momento di grandissima mobilitazione femminista che tutte quante noi stiamo potendo osservare in Europa. Parlo di una dimensione transnazionale perché appunto la prima foto che vi ho mostrato è non una di meno il movimento femminista, transfemminista italiano. La seconda è una foto della protesta delle donne polacche per l'accesso all'aborto. Come sappiamo, purtroppo in Polonia l'accesso all'aborto è sostanzialmente negato e quindi c'è questa grandissima mobilitazione anche delle donne polacche. Però ci sono state mobilitazioni in Spagna, mobilitazioni in Francia, in Grecia, nel momento in cui la crisi economica è stata più violenta. Parliamo quindi proprio di un'ondata di movimento transnazionale in cui la solidarietà, come diceva giustamente l'EPA, è stata assolutamente fondamentale. Molte di queste mobilitazioni si sono sviluppate proprio in solidarietà con altre donne che si mobilitavano in altri stati. Che caratteristiche possiamo dare a questi movimenti che, come dicevo, sono comunque compositi, vi sono all'interno femminismi diversi? Possiamo individuare alcune caratteristiche comuni. In primo luogo parliamo di movimenti transfemministi e quindi non semplicemente femministi, perché una componente del femminismo contemporaneo è non separatista, quindi non c'è più quella separazione fra il genere femminile e il genere maschile che era stata invece tipica dei movimenti precedenti. Sono movimenti intergenerazionali, quindi con una componente intergenerazionale molto forte, dove le persone giovani e le donne giovani hanno un ruolo di traino. Sono movimenti intersezionali perché guardano favorevolmente
all'intersezionalità delle lotte, cioè all'intersezionalità fra diverse forme di oppressione, che possono essere forme di oppressione che riguardano non soltanto il genere, ma anche la classe sociale e anche l'etnia di provenienza. Quindi sono movimenti che cercano di creare coalizioni larghe, coalizioni ampie. Sono movimenti il cui focus fondamentale è la violenza di genere. Un po' era già presente nel racconto degli anni 90 di Lepa, e questo qui è diventato uno dei temi fondamentali di questo movimento transnazionale oggi. E questi movimenti denunciano la violenza come strutturale, cioè come appartenente al sistema patriarcale. È importante notare che i movimenti contemporanei si muovono in una fase di crisi economica, ma che è anche una crisi politica, che noi tendiamo a chiamare un momento di backlash. Backlash è una parola difficile da tradurre, ma vorrebbe dire un guardare all'indietro, quindi un momento di politica retrograda. Ma è anche un momento di opportunità, e molte di queste opportunità, nelle mie ricerche che ho fatto con le donne appunto transfemministe, mi è stato detto che molte di queste opportunità politiche derivano dalla dimensione transnazionale e in particolare dal livello europeo. La stessa Convenzione di Istanbul è vista come una di queste opportunità transnazionali, perché dà l'opportunità alle donne di mettersi insieme su un tema concreto e quindi di mobilitarsi. Non una di meno, in Italia è nata proprio così, per dire: benissimo, la convenzione c'è, però adesso la dobbiamo applicare. Quindi sono movimenti che richiedono anche l'applicazione concreta di queste convenzioni che, come diceva Elena prima, spesso sono ratificate ma poi non trovano una applicazione concreta nei paesi che le ratificano. E addirittura stiamo anche vivendo in prima persona dei casi in cui i paesi stessi si stanno ritirando dalla convenzione. Quindi l'Unione Europea è vista come una fonte di politiche pubbliche, spesso politiche pubbliche anche contestate, soprattutto le politiche pubbliche neoliberiste che riguardano i tagli alla spesa pubblica, i tagli al sistema sanitario pubblico. Però sono anche viste, l'Unione Europea è anche vista come un campo d'azione, un luogo dell'azione collettiva transnazionale. E quindi questo è molto importante, perché da qui nascono appunto le opportunità d'azione transnazionale. Sono movimenti globali, dicevo, e infatti parliamo di un meccanismo di diffusione, di diffusione di idee, ma anche di pratiche. Qui nella foto vedete le donne cilene che fanno quella specifica performance che riguarda, che si intitola Il violatore eres tu. Questa performance, che tutte ormai conosciamo perché è stata fatta tantissimo, è stata fatta in Italia, è stata fatta in Francia, è appunto una performance nata in Cile, che si è diffusa in tutta l'America Latina e che poi è arrivata anche in Europa e che è stata adottata dai movimenti femministi europei. All'interno del backlash, quindi di questa politica retrograda o regressiva, come dicevamo prima, collochiamo alcuni fenomeni politici come l'ascesa di Donald Trump, l'ascesa di Jair Bolsonaro in Brasile, il referendum sulla Brexit. Perché? Perché il referendum sulla Brexit è un caso esemplare di politica provincialista, no? Che esalta la tutela degli interessi nazionali e dismette invece una visione più ampia e più globale dell'Europa. E possiamo citare, oltre appunto anche al caso della Polonia, ma non solo, anche l'Italia di Salvini in particolare, l'Italia in cui Salvini è stato ministro e poi vice primo ministro, e successivamente l'Italia di Fratelli d'Italia con la vittoria appunto di Giorgia Meloni nel 2022. I contenuti di questa politica non ve li sto ad elencare. Chiaramente c'è un nazionalismo esasperato, posizioni autoritarie, e per quello che ci interessa oggi sono posizioni e preoccupazioni neoconservatrici, quindi contro, con contenuti fortemente xenofobi, ma anche con una grande esaltazione delle identità tradizionali e quindi anche dei ruoli di genere tradizionali, una visione molto tradizionale della famiglia,
Tutto questo sfocia in un fortissimo euroscetticismo che in realtà è anche una forma di anti-europeismo. Il discorso di io sono Giorgia, sono una madre, sono italiana, è proprio questa esaltazione dell'identità tradizionale. Quello che è importante è che non è solo una politica di destra, perché il backlash, la politica del backlash, ha bisogno di alleati, a livello sociale. E questi alleati li trova, ad esempio, sempre per quello che oggi ci interessa di più, in gruppi come la Manif pour Tout, oppure come il gruppo italiano delle Sentinelle in Piedi, quindi in gruppi che vogliono negare o limitare l'estensione dei diritti civili. Li trova anche nella politica istituzionale e sappiamo che ai Families Day, che ai Families Days che vengono fatti sia in Italia che in Spagna, non ci vanno solo i politici di destra o dell'estrema destra, ma anche politici che sarebbero in teoria di centro. Non mi attardo su questo. Quello che succede però in queste fasi è che gli alleati istituzionali dei movimenti e dei movimenti femministi in particolare vengono a mancare. Nelle mie interviste diventa molto evidente un qualcosa che ha detto anche l'EPA poco fa, e cioè che ci si aspetta molto poco nelle fasi di crisi dalle istituzioni, perché diventa sempre più evidente che le istituzioni non sono in grado oppure non vogliono fornire risposte, spesso anche quando sono amministrate da partiti che almeno in teoria dovrebbero essere simpatetici. Qui io vi riporto una frase di una attivista di Firenze che mi spiegava: nel 2014 noi siamo state costrette a organizzare una manifestazione davanti a Palazzo Vecchio, quindi davanti al Comune di Firenze, per contestare l'incontro tra l'amministrazione di centrosinistra e i rappresentanti di La Manif pour Tout. Quindi c'è stato proprio anche una contaminazione dei contenuti del backlash anche rispetto a appunto amministrazioni di centrosinistra. Le critiche all'amministrazione di centrosinistra riguardano anche appunto i tagli alla spesa pubblica e che vengono anche visti come un vero e proprio problema democratico, perché le istituzioni sono percepite come molto chiuse, se non addirittura sorde. Sul lato opposto, quindi sul piano dei movimenti e della politica dal basso, notiamo però delle alleanze nuove, forti nella quarta ondata, e queste alleanze, che derivano anche dal principio di intersezionalità, come dicevo prima, sono alleanze che riguardano le donne e i movimenti LGBTQ, generazioni diverse, quindi generazioni femministe diverse, e la presenza in particolare di persone giovani all'interno dei movimenti, e poi anche il legame tra il movimento femminista e il movimento per i diritti dei migranti e contro il razzismo. La presenza delle donne e dei giovani è rilevata non soltanto dalle interviste che abbiamo fatto in grande quantità, ho visto prima che fra le persone collegate c'è anche un'altra mia collega, Chiara Milan, che saluto, ma anche i dati quantitativi lo dimostrano, quindi proprio le analisi quantitative dimostrano che donne e giovani oggi sono una presenza concreta e con un ruolo molto propulsivo all'interno delle piazze e quindi all'interno delle proteste. E questo dimostra che se da un lato potrebbero aver perso fiducia nella politica istituzionale, ne hanno però acquisito nella possibilità dell'azione collettiva e della società civile, come diceva Elena prima, di poter incidere, di poter influire anche sulla politica istituzionale. Io non voglio rubare troppo tempo e non so quanto tempo mi resta. Giusto l'ultimissima cosa sull'Unione Europea. Come è vista l'Unione Europea? Allora, all'interno dei movimenti femministi contemporanei c'è un rifiuto di abbandonare l'Unione Europea, perché questo verrebbe visto come una vittoria della retorica nazionalista. Al contrario, l'Unione Europea è vista come quell'istituzione che può proteggere, che dovrebbe proteggere e rafforzare i diritti civili nel continente.
Ad esempio, per il caso italiano, potrebbe imporre una completa applicazione della legge 194 sull'aborto, ma insomma più in generale potrebbe imporre l'introduzione dei diritti civili, dell'adozione a tutti gli stati membri. Quindi si richiede l'adozione di standard minimi dei diritti civili all'interno del contesto dell'Unione Europea. L'Unione Europea e il Consiglio d'Europa sono visti principalmente come fonti di opportunità, così come le corti, come benissimo ci ha spiegato Elena, sono viste come un livello di governance al quale fare appello. E poi c'è la questione dei fondi europei, che è molto importante, perché i fondi europei vengono utilizzati da associazioni, da gruppi di donne, da reti, anche per progetti sociali legati alle tematiche di genere, oppure per scambi internazionali, per condivisione di pratiche e di esperienze. Quindi non c'è assolutamente la volontà di rompere l'Unione Europea. Quello che è importante è anche però che l'Unione Europea non è vista solo come un insieme di istituzioni, ma è vista anche come un luogo delle lotte, come un campo di battaglia, per cui reti internazionali e campagne internazionali come quelle che avete menzionato voi, quindi DIRE o WAVE, sono proprio considerate delle esperienze con le quali, attraverso le quali intrecciare rapporti. Per cui vi leggo proprio l'ultima intervista. A livello europeo, mi ha detto un attivista, il nostro lavoro si indirizza alla costruzione di relazioni. Non parliamo tanto di Unione Europea, cioè di Unione Europea non si parla, nei movimenti femministi non si descrive l'Unione che si vorrebbe, ma guardiamo alle tante lotte che si sviluppano sul suo territorio. E io credo che questo sia molto importante per costruire appunto quella solidarietà internazionale di cui ha parlato l'EPA nel suo intervento. Grazie. Grazie Daniela per il tuo ottimismo in primo luogo e per aver evidenziato che esistono delle nuove lotte in cammino e degli spazi e di opportunità aperti da presidiare, da perseguire. Allora adesso passiamo alle domande, ce n'è una già qui da parte di Maurizio che non so se vuole farla al microfono, altrimenti inizio intanto a leggerla io e chiedo ovviamente a chi ci sta ascoltando anche su Facebook di usare la chat per porre le domande che poi io girerò alle relatrici. Intanto Maurizio ci chiede, la Commissione è dal 2016 che propone l'adesione della UE alla Convenzione di Istanbul, ma tutto è ancora fermo per l'opposizione di alcuni paesi. Com'è possibile ciò? Quando si potranno superare questi limiti? Denunciare alla pubblica opinione i nomi dei paesi recalcitranti e fare pressione su di loro? La dottoressa Biagioni, seconda questione che pone Maurizio, ha mostrato una raccomandazione UE, ma in quanto tale non è impugnabile, non essendo un atto legislativo. Una direttiva consegnerebbe uno strumento ben più efficace. C'è una proposta legislativa in questo senso in essere, quindi poi Elena queste domande sono per te. Le facciamo prima tutte, le facciamo girare tutte, incluse le mie, e poi rispondiamo, e poi lascio la parola a voi tutte per rispondere. Allora, se qualcun altro in ascolto vuole, può prendere la parola direttamente o scrivere. Nel frattempo, qualche domanda da parte mia. All'EPA vorrei chiedere di raccontarci, all'EPA o ad Elena o a tutte e due, come si sono incontrate e perché per il lavoro di DIRE è stata importante l'esperienza fatta dalle donne in nero, e quindi c'è una sorta di continuità e c'è uno scambio di esperienze che pure fa parte di questo patrimonio di collaborazione a livello transnazionale. All'EPA, sempre all'EPA chiedo, con il nostro lavoro giornalistico che facciamo sul sito di Osservatorio Balcanica Caso Trans Europa, abbiamo letto recentemente di alcune minacce rivolte, persecuzioni, minacce, atti di violenza contro le donne in nero di Belgrado. Ed è un qualcosa con cui dovete fare i conti, ahimè, ai noi, da molto tempo. Il clima non è favorevole in tal senso neanche dalle nostre parti, diciamo nei paesi dell'Unione Europea, e quindi la domanda, e lo vediamo con la criminalizzazione, insomma, in tanti ambiti, di chi si occupa di solidarietà, dal lavoro con i migranti a chi si occupa di lotte ambientaliste. La domanda per te è come rispondete a queste minacce e se anche su questo avete qualche consiglio da darci. Ad Elena la domanda di Maurizio e poi una considerazione sul ricorrere allo strumento giuridico legale, al potere diciamo emancipatorio della legge, che è un tema ricorrente che noi abbiamo visto nella nostra ricerca, perché
fatta all'interno del progetto tra poco, perché tante associazioni della società civile hanno detto non ci resta che la strada giuridica, e di fronte a spazi di azione politica che si restringono, la strategic litigation, per esempio, è l'ultima carta al momento da giocare. Questo ovviamente è, per certi versi, diritto può dispiegare i suoi effetti. Dal lato mi viene da dire che non è sufficiente, perché qui si tratta di stanze che non possono essere relegate nell'ambito del diritto, delle corti, ma che hanno bisogno, visto appunto in virtù del loro lavoro collettivo, di andare oltre l'ambito giudiziario. Quindi come facciamo ad estendere queste alleanze? E quindi qui ti chiedo una domanda su come portare dietro un po' la società, sensibilizzare l'opinione pubblica su questi aspetti. Per Daniela, anche per lei avevo una domanda di nuovo sulla costruzione e l'allargamento delle alleanze di cui ha parlato anche lei, e soprattutto in relazione ai media, se ha potuto studiare o osservare, o se nella sua ricerca è venuto fuori il tema dei media, e sulla difficoltà, un'altra questione, di portare avanti lotte intersezionali, perché siamo tutti d'accordo che l'intersezionalità è uno strumento, una chiave analitica che ci consente di mettere insieme le oppressioni, di avere una visione sistemica e di dare voce a chi non ha voce, di vedere gli spazi che restano nell'invisibilità, e allo stesso tempo però facciamo molta fatica ad osservare la nascita e l'azione delle lotte intersezionali. Dove stanno le difficoltà? Nel frattempo è qui Marcella. Non so se lo vedete. Cosa sa dirci la dottoressa Chironi sulle tendenze sempre più presenti che non tengono assieme i movimenti femministi LGBTQI+, ma addirittura si vedono sempre più occasioni politiche di attivismo e nelle istituzioni di istanze di cancellazione simbolica e reale, per esempio nei testi politici legislativi della parola identità donna. Non so se l'ho letta bene, con la giusta intonazione, perché la leggevo per la prima volta anche io, la copio nella chat così la potete vedere anche voi. Lepa, seguiamo l'ordine iniziale, vuoi provare a rispondere tu? No, non ti sentiamo. Sì, scusa. Wow, per prima grazie, ho imparato tantissimo dalle mie compagne due. Allora, forse comincio da quell'ultima, a tua domanda sui attacchi su donne in nero. Allora, per prima, in ultimi 25 anni, donne in nero sono state attaccate più di 20 o 30 volte, per cui questo è solo un attacco, cioè, per come dire, noi abbiamo anche dimenticato, cioè, non si neanche pensa più di questo, perché è proprio un standard. Però cosa succede? Ogni volta donne in nero registrano cosa è successo e danno a corte, però non un solo uomo violento contro le donne in nero non è stato né identificato né punito tutti questi anni. Però si deve capire che questo governo è proprio un governo nazionalista grave, e anche parallelamente, per esempio, 7 anni fa in centro di Belgrado è stato aperto un Pride Center, Belgrade Pride Center, Pride, per LGBT, con una bandiera di arcobaleno. Allora, in questi 7 anni questo centro è stato attaccato 12 volte, c'è camera, tutti questi uomini, giovani o non giovani, che hanno fatto tanti anche danni a questo centro,
si sa tutto chi sono, però non è mai stato né identificato, né un nome, né punito, niente. Lo Stato fa questo apposito, cioè proprio noi lo già sappiamo. Per cui, ecco, questo è lo Stato dove vivo io. E sulla solidarietà tra le donne in Italia, io penso che questo è veramente una grande, bellissima storia, forse che si scrive, perché prima di dire è stata questa solidarietà tra donne in nero d'Italia e noi, perché infatti donne in nero in Italia sono state fondate prima di noi. E loro hanno cominciato di trovarci prima che la guerra è cominciata, proprio quando la guerra è cominciata qui. Per cui queste erano i primi atti di solidarietà che io ho sentito, perché mi ricordo prima volta quando sono arrivate donne in nero di Udine, di vostra zona, Venezia, Udine, Torino. Allora noi non abbiamo conosciuto nessuna e loro hanno trovato il nostro centro. Non avevamo avuto neanche donne in nero a questo momento, ma solo centro contro la violenza maschile. E loro sono arrivate da noi per portarci cioccolate e caffè. E io non dimenticherò mai, perché era proprio un atto, un weekend. Tutte loro lavoravano altri giorni, però hanno deciso un weekend di venire da noi. Così, ecco, e così è cominciato, per cui io sono veramente, ho imparato abbastanza subito che solo venire e parlare con altri che sono in qualche differente condizioni di crisi o di guerra, è una grande solidarietà che dà la forza e aumenta l'energia di noi e di tutti e due. Grazie mille, grazie, Lepa, grazie. Ancora una volta. Elena, vuoi prendere tu la parola? Sì, vado io velocemente. Io in realtà conosco Lepa grazie a Wave, grazie soprattutto a Marcella che è qui con noi, che è la presidente attuale di Wave, e ad Anna Pramstrahler, che conoscono Lepa da molto più tempo di me. Rispondo subito alle due domande di Maurizio Donini, che vedo. L'Unione Europea ha aderito alla, ha ratificato la Convenzione di Istanbul a inizio giugno, è già stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, e l'Unione Europea, se voi guardate la schermata dei paesi nella pagina dedicata al Grevio, c'è anche l'Unione Europea adesso. Quindi ci sono riusciti. Sì, c'erano dei paesi recalcitanti. Mi sento di dire che ben tre nostri parlamentari, mi pare tre, hanno votato contro, europarlamentari. Nostri intesi italiani, non nostri come miei rappresentanti, ovviamente. Invece, per quanto riguarda quello che ho mostrato, non è una raccomandazione UE. Quello che ho mostrato è una sentenza della Corte Europea che ricostruisce nella parte espositiva il dato normativo del contesto giuridico. Quindi c'è una parte che riguarda le direttive, c'è una parte della Convenzione di Istanbul, comunque quella è una decisione della CEDU, non è una norma, non è niente. Esiste il disegno di legge, cioè stanno lavorando tantissimo a una direttiva europea sulla violenza maschile contro le donne, è stata approvata di recente l'ultimo draft,
Su questo, mi pare l'ultimo draft di cui sono a conoscenza io è di questi giorni. Stanno cercando la Presidente von der Leyen, vuole portarla a casa a tutti i costi. Una direttiva avrebbe un impatto completamente molto più stringente, no? Per i paesi aderenti. La Presidente vuole portarla a casa e vediamo se ce la farà. Infine, i limiti del diritto, tantissimi. Devo dire che su questa cosa io ho una certa resistenza, nel senso che ci si chiede sempre quanto possa funzionare l'aspetto giuridico giudiziario. Magicamente, quando si parla delle donne, bisogna trovare qualcosa di fantasioso. Quello che vale per tutto il resto apparentemente non vale per le donne. Nessuno ti chiede mai, beh, ma ti hanno rubato in casa, ma vogliamo proprio agire l'azione giudiziaria? Ecco, invece quando ti violentano, l'azione giudiziaria non la dobbiamo pensare. Ora, attenzione, è semplicemente uno dei meccanismi che abbiamo di dover pensare a qualcosa di fantasioso quanto riguarda le donne. La Convenzione di Istanbul in questo è stata straordinaria perché ha portato un sapere, ha fatto tesoro dell'esperienza di tante donne, di tantissime esperte e femministe, che è quello di non scegliere un'azione o un'altra. La Convenzione di Istanbul ci dice pilastri che devono andare avanti insieme. Non è che non abbiamo, che vogliamo il diritto e rinunciamo alla prevenzione, rinunciamo alla protezione. Le cose devono andare avanti parallelamente per poter funzionare. Dopodiché ci sono dei periodi che va meglio in un senso e dei periodi che va meglio nell'altro. Questa è la normale dimensione delle cose. Grazie Elena. E infine Daniela. Sì, ringrazio anche per le domande. Sono domande, soprattutto, insomma, sono domande un po' complesse. Dunque, i media che ruolo hanno avuto? Io ho parlato in un altro articolo, non in quello sulle relazioni tra i movimenti femministi e l'Unione Europea, di opportunità discorsive. Quando i media hanno, cominciato a calcare la mano sui femminicidi, raccontandoli attraverso una narrazione che vede prevalentemente la donna vittima e l'uomo di solito agire in base a dei raptus o comunque non in grado di intendere e di volere, le donne hanno reagito a questo tipo di narrazione cercando di imporne un'altra. Quindi possiamo vedere i movimenti femministi come creatori delle loro stesse opportunità discorsive a partire da una narrazione distorta che veniva invece proposta dai media. E chiaramente poi la copertura mediatica non è sempre favorevole ai movimenti, però c'è da dire che in realtà rispetto alle questioni femministe sollevate in particolare negli ultimi anni, quindi alla questione anche della violenza di genere, c'è abbastanza risonanza mediatica, a mio parere, anche delle azioni dei movimenti contemporanei, che sicuramente sono molto più scenografiche rispetto anche a quelle dei movimenti del passato. Per quanto riguarda la difficoltà di costruire movimenti intersezionali, è vera, ma è vero anche che queste difficoltà sono state in parte superate in molti casi. Penso ad esempio al movimento Black Lives Matter, che è nato negli Stati Uniti, ma poi si è sviluppato anche in Europa e che ha avuto delle chiare caratteristiche intersezionali anche nelle manifestazioni che sono state fatte nelle grandi città in Italia. E penso a un caso locale, però di rilevanza nazionale, che è il caso della
alla GKN a Firenze, dove c'è stata una fabbrica occupata dagli operai a partire dal 2020, quindi 422 operai che erano stati licenziati, si sono rifiutati appunto di accettare questo licenziamento, hanno occupato la fabbrica e lì si è creato uno scambio molto interessante tra movimenti diversi, quindi movimento operaio, giovani dei Fridays for Future, quindi movimento ambientalista e movimento femminista con una presenza continua e costante delle attiviste femministe, che ha creato risultati molto inediti, proprio con una anche trasformazione della lotta operaia da semplice lotta operaia in lotta intersezionale. Per quanto riguarda le istanze di cancellazione della parola donna, quindi una domanda che credo sia stata posta da Marcella, non ho chiarissimo a cosa si riferisca Marcella in particolare. Sicuramente c'è un movimento, una parte del movimento, in particolare che si rifà alla Queer Theory, che vede il genere come una costruzione sociale, questo in realtà è una vecchia istanza femminista, però è stata molto estremizzata, e che diciamo vorrebbe una addirittura una forma di superamento non solo dei ruoli di genere, ma proprio del concetto stesso di genere. Ora, io non so quanto questo poi risuoni all'interno dei testi politici e legislativi, come scrive Marcella. Nella stessa Convenzione di Istanbul si fa riferimento per la prima volta al genere come costrutto sociale e non come un dato naturale o di contenuto appunto corporeo e quindi ascrittivo. È vero anche che una parte del movimento femminista abbastanza non si riconosce in questo tipo di narrazioni, per questo parlavo anche non solo di un unico femminismo, ma di femminismi che spesso si uniscono in alcune campagne o si separano in altri casi. Diciamo che forse per mia formazione tendo a vedere di più le volte in cui a studiare di più le volte in cui si uniscono che quelle in cui si separano, perché probabilmente, come diceva Rossella, sono un inguaribile ottimista e spero insomma in un cambiamento della società imminente. Grazie Daniela. Un cambiamento della società imminente a cui speriamo di poter contribuire nel nostro piccolo. Non so se ci sono altre domande o commenti delle stesse relatrici l'una con l'altra, altrimenti io vi ringrazio per essere state qui con noi e vi auguro una buona serata. Grazie mille. E noi ringraziamo voi per aver organizzato il tutto, che è stato molto molto piacevole. Sì, grazie. 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 Buona serata. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.